Buonasera, all'interno di questo ciclo Un libro in compagnia di ho il piacere e l'onore di presentare il mio ultimo libro. È uscito in realtà qualche mese fa, aspettavo la primavera per presentarlo e poi è venuta questa primavera un po' anomala. Lo facciamo lo stesso e ringrazio molto gli organizzatori di questa rassegna per avermi invitata. Sarà comunque piacevole parlarne insieme. L'ho intitolato Il cibo, nascita e storia di un patrimonio culturale e partirei proprio dal discorso sul patrimonio. La nozione di patrimonio applicata all'alimentazione è molto recente. Giuridicamente in fondo risale al momento in cui l'UNESCO ha deciso di categorizzare l'immaterialità, quindi alla Convenzione UNESCO del 2003. Ma ho scoperto che, spigolando nel passato e in un passato anche remoto, si trovano le tracce di questa costruzione. Sin dall'antichità, infatti, vi sono autori che si occupano della provenienza dei prodotti alimentari e dei luoghi di eccellenza delle produzioni alimentari, attribuendo così ai prodotti quelle che poi, molto molto più tardi, sarebbero divenute le denominazioni d'origine. In realtà questi autori antichi lo fanno con prospettive tra loro molto differenti. Ci sono quelli, per esempio, che guardano con ironia, e non sono pochi, a quello che appare loro un fenomeno recente, crescente, in qualche caso persino un po' bizzarro, mentre ce ne sono altri appassionati della redazione di lunghe liste che cercano di mettere ordine in una materia che è anche materia alimentare e cercano anche al tempo stesso di migliorare la reperibilità dei prodotti. Da quest'ultimo filone derivano poi gli inventari moderni e contemporanei che sono volti alla salvaguardia e alla valorizzazione di quello che è divenuto per l'appunto il patrimonio. Però il legame del prodotto o della ricetta al suo luogo di produzione o di ideazione nasce in contesti tra loro anche molto diversi, in fin dei conti non è scontato. La tentazione di leggerlo applicando i parametri attuali che appartengono a una società ormai profondamente cambiata è forte, ma deve essere assolutamente lasciato da parte. Il modo di porsi di fronte al cibo dell'uomo del Medioevo o del Rinascimento non è certamente paragonabile a quello di oggi, eppure vi sono anche dei punti in comune. Il primo è legato al movimento del cibo nello spazio. Partiamo da questo. Noi siamo abituati allo stato attuale a vedere prodotti che si spostano, saperi gastronomici che viaggiano rapidissimi, soprattutto in tempi attuali grazie alla rete, ma non dobbiamo pensare a un passato immobile. Al contrario, nel Medioevo, nel Rinascimento e a maggior ragione anche oltre, i prodotti e le idee che li accompagnano viaggiano essi stessi. Magari cambierà un po' la velocità, cambieranno le modalità. Un autore del 600 ci dice che occorrono valorosi destrieri per andarsi a procurare dei prodotti in luoghi lontani. Però il discorso è sempre lo stesso. I prodotti tendono a muoversi dal loro luogo di produzione e ne raggiungono altri e vengono a contatto con ulteriori idee gastronomiche che a loro volta si sviluppano, cambiano in base al luogo in cui si trovano. Ora, quando questi prodotti e queste idee escono dal loro luogo di produzione, escono con una specie di lasciapassare, il passaporto sarebbe oggi. Cosa c'è nel passaporto? C'è il nome. Questi prodotti, con il loro passaporto, portano spesso il nome del luogo di origine. Non è che adesso noi troviamo un luogo d'origine medievale e siamo sicuri di gustare quello stesso prodotto che era nel Medioevo. Però ci sono delle tracce, un percorso probabilmente che potrà congiungere un prodotto che noi già riscontriamo in quel luogo e in quel tempo con quello che ritroviamo attualmente. Questo è il lato immateriale del prodotto, è quello che il prodotto porta con sé. La materia in sé sarebbe deperibile, ma il lato immateriale ce lo portiamo dietro. Ce lo portiamo dietro spesso con questo nome,
che Alberto Capati ha felicemente definito gastrotoponimo, il legare dunque il prodotto gastronomico al luogo di produzione. Ora, parliamo di un singolo prodotto di un particolare uso gastronomico, non tanto di cibo in generale. Quest'ultimo non è neanche menzionato nella Convenzione UNESCO, che si occupa per l'appunto della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Tuttavia, nelle liste formulate dall'UNESCO, il cibo rientra e ci rientra a pieno titolo. Per rientrarci c'è bisogno di alcuni elementi, quali appunto un luogo preciso, grande o piccolo che sia, possibilmente accompagnato dal suo gastrotoponimo, e una linea di continuità attraverso il tempo. Quel tempo e quello spazio sono le componenti fondamentali della tipicità, che costituisce il fulcro del discorso che ho voluto costruire. Per cui partire dall'UNESCO era per me una scelta quasi obbligata. Tuttavia, esaminando opere antiche o molto antiche, l'individuazione dei gastrotoponimi, la loro contestualizzazione, le ragioni della loro nascita e della loro esistenza non sono un semplice esercizio letterario, sono anche quello, ma un modo possibile per risalire a mentalità e visioni del cibo che non sono invenzioni di oggi, né tantomeno frutti di una valorizzazione finalizzata a un ritorno economico. Si tratta piuttosto di una lettura che aiuta a posizionare e a ridimensionare, se necessario, il ruolo del cibo in una concezione più ampia, dove per cibo, lo sottolineo ancora, non si intende qui il semplice oggetto, più o meno elaborato da mani sapienti, ma la somma di quell'oggetto più tutto l'immaginario che reca con sé. L'oggetto da solo, a mio avviso, non sarebbe altrettanto interessante. Esiste tuttavia anche una dimensione del gastrotoponimo che si vuole reale ed è, a garanzia di realtà, stabilita da leggi e ordinamenti nazionali ed europei. Pensiamo infatti a quella localizzazione che rientra tra i dati necessari perché un prodotto riceva un riconoscimento come DOP, IGP, eccetera. Abbiamo definizioni come IGP dove la G sta per geografica, DOP o sta per origine, e quindi figura chiaramente all'interno dei disciplinari per questi prodotti il legame del prodotto con il luogo di produzione, o al limite con il luogo in cui a quel prodotto accade qualcosa all'interno della sua filiera. Senza di questo il riconoscimento non potrebbe esistere. Eppure, al di là della componente giuridica, nell'immaginario il luogo di provenienza mantiene il suo fascino. Ho iniziato il mio libro riportando una scena alla quale ho assistito in una pizzeria alcuni mesi fa. La richiamo sperando sia di buon auspicio per la riapertura dopo tempi difficili che speriamo in via di completamento. Una signora, seduta al tavolo di fianco al mio, ordina un'insalata norvegese ma senza salmone. Curiosa, io riprendo in mano il menù per capire che cosa resta nell'insalata togliendo il salmone. Nell'ordine trovo lattuga, finocchio, feta, olio extravergine aromatizzato al limone. La norvegesità, a quel punto, resiste soltanto nel nome. Il piatto richiesto dalla signora avrebbe potuto benissimo chiamarsi insalata greca e nessuno avrebbe avuto, credo, nulla da obiettare. È il salmone a richiamare la Norvegia, e quel salmone potrebbe, per quanto ne sappiamo, provenire dall'Alaska o aver nuotato in altre acque ancora senza che il nome della insalata ne risentisse assolutamente. Il toponimo che conferisce all'insalata è evocativo, non è necessariamente reale. All'estremo opposto vi sono però i fautori dell'autenticità di un prodotto legato a un luogo che non ammette discussioni. A Bologna, nel 1972, un campione della vera tagliatella bolognese larga 8 mm dopo cottura è stato depositato dall'Accademia Italiana della Cucina presso la Camera di Commercio. È d'oro per evitare la prevedibile deperibilità. La affianca la ricetta dell'altrettanto vero ragù.
depositata in formato cartaceo, questa, stiamo tranquilli, qualche mese più tardi. Credere che questo mettere i puntini sulle i inibisca il fiorire delle ricette, il moltiplicarsi delle variazioni sul tema, è un'illusione priva di fondamento, e probabilmente è meglio così. Nel corso degli anni e dei secoli, il legame del prodotto o dell'uso gastronomico con il suo luogo di riferimento potrebbe essere stato relativamente più tranquillo, aver suscitato meno polemiche e soprattutto essere stato tramandato in forma scritta con molta più parsimonia, ma non è detto. Il marketing non era allora ancora all'ordine del giorno e il fatto che i proprietari degli allevamenti ittici della zona del Lucrino in Campania, una specie di mito per gli autori latinofoni avanti e dopo Cristo, il fatto che costoro, coi cosiddetti piscinari, si siano smisuratamente arricchiti con i proventi delle loro vendite, è visto più come un fenomeno di costume di cui prendere atto che come un fatto che richiede una precisa presa di posizione pro o contro. Ci piacciono questi allevatori? Ci piacciono i loro prodotti? Diciamo semplicemente che la maggior parte degli autori antichi annota che in quel luogo preciso si trovavano i migliori allevamenti ittici del periodo. Eppure, per stilare lunghe liste che classificano pesci, formaggi e altri generi di prodotti, l'inchiostro ne è stato fatto scorrere parecchio. E diversi autori hanno contribuito, per ragioni tra loro differenti, a tramandare elenchi che poco o nulla hanno da invidiare alle guide gastronomiche e agli atlanti moderni e contemporanei. Quanto osservato prevede però che i prodotti dotati di gastrotoponimo compaiano esclusivamente in contesti seri. Non è sempre così. Anzi, ci sono autori che li utilizzano normalmente all'interno di liste con una forte carica di ironia, velata o palese. Il gioco in quel caso si fa più complesso e genera conseguenze probabilmente inattese. Le opere letterarie, infatti, si sono prestate, si prestano tuttora al saccheggio da parte di generici curiosi che si trovano anche nel passato, ma anche dei costruttori attuali di storytelling. Cosa c'è di meglio di una bella citazione di un autore del passato per aiutare un prodotto a decollare nel presente? Da una parte ne dimostra l'antichità, da un'altra una notorietà di lunga data, da un'altra ancora un interesse nei suoi confronti da parte di un letterato, meglio se dichiara fama. Se poi quel letterato ha parlato di quel prodotto per prendersi gioco di un certo genere di cultura o di non cultura nella sua visione, non è strettamente necessario dirlo e neppure verificarne il contesto. Ci sarebbero molti esempi per questo, ma lascio un po' di curiosità. Gli antenati dei moderni inventari di prodotti alimentari sono da ricercare in tutte queste fonti, tra il serio e il faceto. Difficile pensare, tuttavia, che gli odierni compilatori di inventari le abbiano presenti. Di norma, il loro rilevamento parte da altri presupposti e non ci muoviamo più nell'ambito strettamente letterario. Con poche eccezioni, la forma non è particolarmente ricercata, poiché queste nuove tipologie di opere non mirano alla creazione letteraria, ma all'informazione scientifica al fine di catalogare in prima istanza e poi di salvaguardare nei casi in cui stia suonando il campanello d'allarme di una possibile scomparsa o estinzione. Le origini di questa nuova onda, che dura tuttora, sono probabilmente legate innanzitutto alla formazione di stati di una certa ampiezza e dalle produzioni diversificate. Non a caso, in un'Italia preunitaria ne abbiamo quasi esclusivamente per il Regno di Napoli. Inoltre, le pubblicazioni di inventari si intensificano quando le rivoluzioni dei mezzi di trasporto, il treno prima e in seconda battuta l'automobile, portano alla nascita e poi all'incremento di un turismo che si vuole anche gastronomico ed enologico, rinsaldando un legame con il territorio che possibilmente generi profitto per i suoi abitanti. Infine, ma stiamo elencando solo le ragioni principali, ce ne sarebbero molte altre, l'istanza di tutela e valorizzazione che l'UNESCO nel 2003 ha inserito nella Convenzione per il Patrimonio Immateriale che citavamo all'inizio, trova negli inventari il proprio sbocco formale, punto di arrivo di un censimento sistematico e di partenza per progetti di salvaguardia. Con questo il cerchio si chiude. Penso che lo sguardo alla storia sia d'aiuto
per individuare i presupposti e cercare almeno in parte di appoggiarsi a quelli per legare al presente un passato che conserva tuttora un grande interesse. Al presente in cui siamo immersi, questa operazione non potrà che giovare. Un'ultima brevissima annotazione. Comune a molti autori, ironici o seri che siano, è la sottolineatura dell'importanza dell'intervento dell'uomo per determinare la qualità del prodotto. Fa parte di quel discorso immateriale che si sottolineava prima. Questo aspetto trova molto spesso il proprio posto, seppure inconsapevolmente, anche nelle narrazioni del passato. Non può essere considerato, se non in tempi molto recenti, un inizio del processo di patrimonializzazione, però sta lì. Ed è difficile concepire il cibo escludendo tutto ciò che esso implica e porta con sé. Questo vale per il passato e vale per il presente. Oggetto immateriale è il cibo pensato quello che interessa, esito di azioni e costruzioni dell'uomo che l'hanno reso tale. E se il cibo diventa un'idea, la storia del cibo e della sua patrimonializzazione può essere vista anche come una storia delle idee, che finisce per descrivere non tanto e non solo il cibo in sé, ma piuttosto l'uomo e la sua storia. Da questo punto di vista, noi siamo perfettamente consapevoli che non potremo portare in tavola questa sera un plateau di ostriche del Lucrino, poiché tutto è cambiato, sia il Lucrino, sia noi, sia i nostri gusti, sia le tecniche, tutto è cambiato. Però possiamo fare un esercizio, possiamo arrivare a pensarlo nello stesso modo in cui lo pensava Lucio Licinio Lucullo, il primo degli allevatori di ostriche, cambiando chiaramente il contesto perché le cose sono mutate, ma pensiamolo ancora oggi con l'acquolina in bocca e fermiamoci qui. Grazie.